Io non c'ho la testa, no, io non c'ho la cresta, ma dentro mi sento un po'. Nonostante tutto, queste cose che vanno sì, così. Le faccio andare per un cazzo. Mi sta facendo andare perché siamo abituati di solito, no? Che quando noi andiamo a girare, di solito piove. Però. Oltre a consumare le gomme, mi piace consumare le spazzole. Esatto. La gomma delle spazzole. SC0, perché siamo con la magliettina oggi. Magliettina, spazzole SC0. Nonostante stiano andando queste robe qua, come potete vedere, di là è sereno. Domani. Ma noi dobbiamo andare a sinistra di là, quindi è brutto. Ah. Ma giusto, mi sembra giusto. No, allora, domani danno bello, cioè l'attendibilità dell'app meteo è al 90%. Siamo al giorno prima, danno bello, cioè non può. Puoi stare zitto, Dio. No, ho detto a me che cazzo me ne tanto io non esatto. Giro. Tanto lui non gira, quindi sarà bello. Esatto, quindi sarà per forza bello. Ma l'ultima volta che ho detto sarà bello, top, stavamo andando a Cremona all'Etna. Previsioni davano brutto tempo e invece sole. C'è sole. C'è sole. Che anno è? Che giorno è? Mi sto zitto anch'io, va. Hai visto che stanno dietro fusole da sopra? No. Ma sei scemo di cane? Non ho messo il freno a mano, ero in fuoco. Non è colpa mia. Un cane. Non faccio quella da 10 litri anche. Mi rifiuto. Costa. Va bene, tanto costa va poco. Bene spesso. Costa poco, guarda. Economy. 2,50 euro. Ma non è 2,0, aspetta un attimo. Oh. 60 gomme, una moto. Beh, figo, tutte quelle che ci sponsorizzano. Ah, è vero che ce le regalano a noi, okay, giusto? Guarda, è vero. Ci ha regalato pure la X. Pure la X? Guarda. Ma che benessere. Magliettina SCX domani. Magliettina di Prada. Mica te, ok. Mi è venuta in mente una cosa. Siccome ho un po' di adesivi vecchi ste 89, visto che questo è il benzinaio dove praticamente tutti quelli che vengono al Mugello si fermano qua, facciamo una bella cosa. Sicuramente me li toglieranno. Però sul furgone non c'ho. Ha perso la moto per strada. Oh zio, la moto l'hai persa. Guarda che domani non giri così, eh. Salve. Vai, vai. Salve, no. Salve, buonasera. Buongiorno un cazzo, buongiorno. Che buongiorno. Oggi magliettina, 90 gradi. Oggi magliettina SCX. No, la X ho messo. Ah, X. Quindi magliettina X, felpetta 3. Felpetta 3, maglietta... E 1? Ah, maglietta 0. La 1 dimentica. Quindi scelta delle mescole delle gomme non va in base alla temperatura di esercizio. No, in base all'abbigliamento. All'abbigliamento. Sì. Poi se è in infradito, puoi andare a comprare. Infradito SCQ come quella nuova come di quella nuova, esatto. Sì, è entrato. L'ho capato? Siccome non era già abbastanza umiliante venire qua oggi e vedere tutti gli altri girare e io fargli i video, volevo solo farvi vedere il mio mezzo di oggi.
che è il seguente. Mi vergogno quasi, anche senza il quasi, andarci in giro anche nel paddock. Veramente vergognoso, ma per questa cosa qua devo ringraziare il mio sponsor principale, cioè lo sponsor principale del canale, Francesco Cola Official. Non ho fatto? E ieri apposta è andato a comprare il monopattino per farmi muovere all'interno del paddock per fare video, cazzi e mazzi. Dai che ce la puoi fare, dai che ce la puoi fare! Anche trovato il giusto posto per mettere il regalo che mi ha fatto Fra per oggi. Sto cagando addosso. Perfetto. Gireremo come la merda dei tubi. Non ho fatto 6 ore per mettere a fuoco sta fotocamera di merda. Oggi mi sono reso conto anche che il pubblico di Ste 89 è molto variopinto, sia dal punto di vista mentale, È un coglione, è un coglione. Persone che seguono il canale Ste 89 non potevano essere diversi. C'è una discreta quota rosa oggi, che non si venga a dire che agli eventi Ste 89 non c'è figa, perché ci sono ben 3 ragazze e non sono neanche dei comodini, sono belle ragazze che vanno in moto, vanno in pista e se la cavano anche egregiamente. Non ho fatto? Uno più sfigato di me, poi comunque l'ho trovato finalmente, Max. Salve, sono io. Salve, che lui, se ben vi ricordate, in una scena dell'Endurance di Cremona, lui era quello steso sulla brandina. Lui praticamente è arrivato qua oggi, un turno hai fatto? Un turno, che cosa hai spaccato? Un scambiatore di calore. Il problema è che non è che ha spaccato solo questo, lui praticamente ogni giornata spacca qualcosa. Ma specialmente quando c'è Steve. Specialmente quando ci sono io. Quindi non ho fatto? Praticamente non deve più venire quando organizzo. Ma non sembra il genio di Aladdin? Non è lui? È genio. Voglio esprimere 3 desideri. Ti vuoi far sparire Ste 89? E ormai non giro più. Secondo me lì più o meno ci sono quasi riuscito. No, ma lì sono tutti malotti che gli fanno i suoi avversari. È vero. Mi segnalano. Sì, sì. Ma lì da Roma gli hanno fatto una segnalazione o un malocchio. Sì. Non ho fatto? Più stanco ora di quando giro, mi sono ancora fermato un attimo, adesso vado a mangiare e ho anche sbagliato strada, perché non si sale da qua ma si sale dall'altra parte. Altro anche ottimo andare a mangiare a Luna, non ci sarà nessuno. Taglia bene! Sì, ma taglialo bene! Va bene, dai! Tieni il corno! Vuoi la pagliotta? Sì!
dai, sono veramente molto molto contento. Non contento se voi siete contenti. Scusa, siete pieno. E ti bocca bene. Non contento se voi siete contenti. Siete contenti? Sì! Sì. Aspetta, aspetta! Perché sei qui oggi? Non l'ho capito. Mi ha sbrigato. Io non volevo venire, bravo, grande! Solitamente non fa un cazzo, ok? Ma oggi bisogna dargli del mio. Scusa, solo che cazzo è? Per cibo! Comunque veramente grazie a tutti perché siete stati fantastici. Tutto la che giri! La che giri! È un anno che gli rompo i coglioni per fare questo cazzo di Mistero 89 a lei e sono felice. Bravo! Va bene, ok. Difficile da convincere il ragazzo. Non sono nelle condizioni ideali per fare discorsi sensati, però devo dire, mi spiace per chi non c'è stato perché è stata veramente una figata atomica. Salve!